Però vi racconto un'altra storia. 7,5 milioni di anni fa, una razza aliena ha costruito un supercomputer e a questo supercomputer ha fatto una domanda: qual è la risposta fondamentale sulla vita, e in questo caso non vi ho detto sulla stampa 3D, e su tutto quanto? Ecco, dopo 7,5 milioni di anni il computer ha dato la sua risposta. La sua risposta è stata 42. Questo viene da Guida Galattica per un autostoppista. E passo la parola a Matteo Rietti, che è il marketing della Shell. Grazie a tutti. 42 è la nostra risposta, una risposta un po' giocosa, un po' che segue appunto il filone di tutti i nomi delle nostre macchine, ma anche una risposta molto concreta, molto importante per noi, perché in questi 2 anni abbiamo lavorato tanto, abbiamo sperimentato molto, abbiamo cercato di capire dove poi effettivamente queste macchine, queste tecnologie potessero essere applicate. L'esperienza ci ha detto che queste macchine vengono utilizzate soprattutto dalle piccole e medie imprese per fare prototipazione, quindi quello che abbiamo imparato in questi 3 anni è che la macchina dovrà essere più user friendly possibile, più vicino alle esigenze dei professionisti che hanno iniziato ad utilizzare questo tipo di tecnologie. Quindi prima di tutto dobbiamo ringraziare come Sherwood il nostro reparto di ricerca e sviluppo, dobbiamo ringraziare Nicolò che è stato il ragazzo che ha guidato fondamentalmente questo è il progetto di questa macchina, Andrea, Fabio, Christian e tutti quelli che in questo periodo hanno veramente lavorato sodo per tirare fuori questo prodotto, questa nostra nuova macchina. È tutto quello che si può desiderare da una stampante 3D oggi. Veramente i processi che sono stati fatti per arrivare a creare questo prodotto sono stati molto importanti e ci hanno portato a inserire praticamente 125 nomi particolari rispetto al modello NG che avevamo